Dopo il Covid, altra orribile malattia contagiosa, raggiungerà l'Europa. Un'ombra minacciosa si staglia all'orizzonte, pronta a sconvolgere la vostra quiete e a sconvolgere le vostre vite. Un flagello senza precedenti si prepara ad abbattersi sul continente, portando con sé terrore, dolore e morte. Una malattia terribile proveniente da terre lontane sta per varcare le vostre porte. Non sottovalutate questo pericolo imminente, non illudetevi di essere immuni. La sua morsa letale non risparmia nessuno, e le sue conseguenze saranno devastanti. Ascoltiamo il messaggio di un veggente che dice di aver visto Gesù e di aver ricevuto da lui queste parole. Leghiamo la profezia. Ascoltate, o popoli d'Europa, perché le ombre della sventura si avvicinano. Rivolgetevi al cielo, poiché l'oscurità della pestilenza si diffonde rapidamente dalle terre lontane della Cina. Non osate ignorare il pericolo che si cela dietro l'orizzonte, poiché un flagello senza precedenti si abbatte sul vostro continente, portando terrore e distruzione. La malattia, nata dalle viscere della terra lontana, si propaga con velocità implacabile, contaminando tutto ciò che incontra sul suo cammino. Non persistete nell'ignoranza, poiché la vostra salvezza dipende dalla consapevolezza e dalla prontezza d'animo. Molte vite saranno strappate via, molte famiglie saranno dilaniate dalla disperazione e dalla paura. Le strade delle vostre città saranno deserte, mentre il lamento dei malati risuonerà tra le mura vuote degli ospedali. Coloro che osano sfidare la malattia saranno condannati a un destino atroce, mentre la Babele della confusione regnerà sovrana, e la verità si dissolverà nell'oscurità dell'ignoranza. Credete, o figli d'Europa, nell'imminente apocalisse sanitaria che si avvicina, e preparatevi a fronteggiare le orde della malattia con coraggio e determinazione. Poiché solo coloro che sono pronti ad affrontare il male potranno sopravvivere alla tempesta che si abbatte sul continente.